quando sei pronto. Un attimo. Buona macchina. Vincenzo, allora, non potevi mancare a questa freccia pallone. Beh, veramente era tanto tempo che mancavo, quindi essere ritornato qui sulle strade del Belgio e oggi con questa freccia pallone vediamo un po' anche com'è per quanto riguarda le gare da un giorno e l'avvicinamento anche subito dopo poi per la Liegi e il Giro d'Italia. Ecco, come stai dopo il Giro di Sicilia? No, dopo il Giro di Sicilia comunque recuperato, ho due giorni abbastanza tranquilli a casa e niente, sono arrivato qui e c'è da misurarsi un po' e vedere un po' come va. Chiaramente non è, diciamo, una gara adattissima alle mie caratteristiche con il finale che conosciamo bene tutti quanti e quindi se c'è la possibilità di poter anticipare con me o con la squadra e vedere un po' com'è la condizione generale, sicuramente è una buona occasione per testarsi. Vedi un duello tra la Philippe e Pogacar o anche qualche outsider? Chiaramente il duello ci sarà per quanto riguarda loro due sul Mur de Huy e chiaramente ci sarà anche qualche altro outsider, è difficile indicare magari un nome, però solitamente abbiamo sempre visto che insomma la freccia si risolve un po' nell'ultimo muro, ecco. Questa volta ci saranno tre volte, tre scalate, tre ascensioni. Sì, anche in passato è capitato già di affrontarla tre volte, quindi bisogna vedere un po' anche come verrà affrontata tutta la prima parte di gara, ecco. Grazie. Di niente, ciao.